Evo Cross 4 con trazione integrale, anche il pick up è diventato low cost e adesso lo scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie alla concessionaria Auto Fossano di Fossano in provincia di Cuneo per aver prestato questo Cross 4 a Terzo Garage. Il settore dei pick-up sta prendendo piede anche in Italia, i numeri non sono ancora così grandi, però questo tipo di auto, che in realtà sono omologate come autocarro, diciamo 5 posti, piacciono sempre di più perché soddisfano esigenze lavorative particolari. Qui abbiamo il modello proposto dal marchio Evo, che è il gruppo DR, e questo Cross 4 che ha un motore diesel, turbo diesel, 136 cavalli, 320 Nm di coppia, che servono per spostare questa vettura che pesa 2 tonnellate. Però ovviamente è una macchina, chiamiamola così, fatta per chi ha esigenze particolari. Infatti questo pick-up ha un grosso cassone che può trasportare fino a circa una tonnellata di peso e può trainare 2 tonnellate. Le luci diurne sono a LED, così come i fari posteriori. La cosa importante è che questo Cross 4 è una trazione 4x4, si può inserire, quindi può avere sia la tradizionale trazione anteriore, sia il 4x4 che io posso andare a inserire con i tasti che ho qui vicino al cambio. Il cambio è un manuale 6 rapporti e i consumi sono di un certo rilievo, ma come del resto capita in tutta questa fascia di mezzi. Qui siamo sugli 11 litri per 100 km. Come sulle altre vetture del marchio DR, anche qui la politica è la stessa, cioè un solo allestimento per il quale in realtà si possono scegliere 4 colori, oltre a questo nero c'è un blu, azzurro, diciamo rosso e bianco, mentre le dotazioni di serie sono uguali per tutti, per l'unico allestimento che c'è. E comprendono radio DAB, retrocamera di parcheggio, sedili in pelle e devo dire che si ha una percezione di una buona costruzione, di una buona scelta anche dei materiali. Tutta la plancia è rivestita anche qui con ecopelle, la parte della palpebra sopra il cruscotto è di una plastica morbida e quindi diciamo è piacevole stare su questo abitacolo. Tra l'altro qui ovviamente si è seduti molto in alto. Questo è un 4x4 vero e ha anche degli angoli di attacco importanti per andare praticamente ovunque. Anteriore di 31 gradi, posteriore di 24 gradi, oltre ovviamente alla grande all'ampia altezza da terra. Il cambio è un manuale 6 marce, piacevole da usare, diciamo adatto alla macchina. Anche per chi è abbastanza alto, salire qui insomma è impegnativo, nel senso che la seduta è molto su rispetto al piano della strada, allora ci vengono in soccorso le comodissime pedane. Anche il volante è rivestito in pelle, 3 razze,
sulla sinistra i comandi del cruise control, sulla destra quelli per il multimedia. Il cruscotto è un misto tra digitale e analogico, in realtà di digitale abbiamo questo piccolo schermo centrale con diverse informazioni relative ai consumi e altre cose, qui abbiamo il contagiri e qui il tachimetro. Il tunnel centrale presenta questo rivestimento grigio satinato, qui abbiamo uno sportellino che nasconde la presa 12 volt e la presa di ricarica e anche dati USB per il cellulare. Qui sotto abbiamo i tasti per l'attivazione della modalità 4 ruote motrici, subito sopra i comandi fisici per il climatizzatore, subito sopra abbiamo il display da 9 pollici touchscreen per il sistema di infotainment che nella schermata home presenta queste 4 voci, collegamento USB per una fonte audio esterna, DAB per la radio, Apple CarPlay e Android Auto che sono compatibili via cavo. Premendo questo pulsante, diciamo, in centro abbiamo accesso a tutte le impostazioni. Qui possiamo configurare la macchina andando a impostare la lingua, data e ora, impostazioni radio, eccetera, eccetera, la luminosità dello schermo, i settaggi dell'audio e altre cose. Non ci sono problemi di spazio per chi sale dietro, ginocchia e testa hanno abbondanti centimetri per muoversi liberamente, quindi si può andare a lavorare o anche magari ad affrontare percorsi fuoristrada in compagnia, divertendosi e in modo comodo. Nonostante le misure piuttosto ingombranti, basta poca pratica per prendere confidenza con questo Cross 4 e trovare subito il giusto feeling per guidarlo e non sentire troppe differenze rispetto alle altre auto. Certo, siamo di fronte a un mezzo completamente diverso e anche quando si debbano affrontare trasferimenti su strade asfaltate o anche autostradali, la coppia molto buona funziona. È importante averla per avere un buono spunto quando serve. Forse l'insonorizzazione lascia un po' a desiderare, però qui si è badato alla sostanza per tenere basso il prezzo, che è di 30.000 euro. E anche con questo Cross 4 è tutto, devo dire di essermi divertito più di quanto mi aspettassi e un po' mi dispiace doverlo restituire. Comunque vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti, alla prossima!